aggiungiamo un colore qualunque, abbiamo ripulito la parte della tavolozza che stavamo usando. Vedete che è bagnato, quindi lo faccio. Quando si è un po' stabilizzata, quando l'acqua si sta assorbendo ma è bagnata, fate dei segni con la punta del pennello, con legno. Fate qualche segno a caso sopra il colore bagnato. Intendate la mucchetta, fate un piccolo solco nella carta. Lì per lì non si vede niente, poi vedete che il colore si deposita dove voi avete fatto questo segno e magicamente apparirà il segno che avete fatto con nel. Se è ancora tagliata, provate a tamponare con questo segno di carta. Se il colore che avete utilizzato, se era solo blu o tremare, vedete che viene via quasi tutto il colore e fa l'effetto nuvola. Se lo fate con un cordonetto vi viene fuori anche una linea. Anche se state usando una carta ruvida, granula molto di meno, quindi vi fa una campitura molto più liscia, molto più pulita. E se volete provare a togliere il colore come avete fatto con l'ultramare, se avete usato l'ultramare, ci riuscite sempre finché è bagnato, ovviamente ci riuscite, però non vi ritorna con più difficoltà al bianco della carta, anche se lo tamponate forte, la carta vi rimane sotto sempre un po' azzurrina. Cioè, dopo avevo fatto una lavatura e ho rigirato tante volte il foglio, quindi si era raccolta l'acqua in fondo e poi ho girato e rigirato, mi fa questo effetto qui, poi adesso ci ho aggiunto un po' d'acqua, in cui l'acqua, molta acqua e poco colore, mi sta togliendo il colore dove c'era. La fascetta, sì, no? Io devo fare una cosa larga, devo usare un pennello piatto e largo. Bisogna usare il pennello più grosso, sempre il pennello più grosso possibile. Abbiamo il rosso che sfumava verso il bianco ipotetico al centro e se mi fermavo prima rimaneva il blu, però siccome stavo usando il pennello grosso sono andato sul fondo e adesso avete una doppia gradazione, da una parte avete il rosso tendendo al bianco e dall'altra parte avete il blu che è diventato un po' di coraggio perché l'acqua non era pulitissima dall'altra parte. E queste qui sono le cose che uno fa andando in giro in Lupano di Fermo, per esempio, se in Lupano, Sabino Dell'Urso, infatti volevo fare anche se c'era tempo un qualche cosa di questi qui. E
Quindi se uno vuole fare esercizio basta averci un quadernino bianco e disegnare in tutte le occasioni in cui tipo sala d'aspetto, invece di leggere il giornale mi faccio i ritratti delle persone che sono di fronte, per esempio. Questo è un pennello che c'è l'acqua dentro. Ovviamente uno ci potrebbe anche mettere un colore, no? Poi lo diminuisce mentre ce l'ho. Però è poco flessibile come strumento, diciamo. Però è utile. Comodissimo, io conosco tanta gente che ormai chi fa naturalista, chi fa disegni sul campo, l'acqua non se la porta più, se porta più questo. Il blu di prima, o se volete il blu primario, il blu primario tende un po' al verde, un po' al celestino. Quello che volete voi. Non mi interessa molto che sia proprio pulito, quindi anche se mi diventa un po' verdino va anche bene lo stesso. Lavorato è un qualche cosa che possa graffiare la carta, tipo un coltellino, una paletta di gelati, di solito ce l'ho, una paletta di gelato, un coltellino o una carta di credito, di Perspex, di plastica, e c'hanno un taglio a salame giuscolo. Questa foto non l'ho mai fatto e mi piace farla adesso con voi perché è veramente la prima volta che lo faccio, quindi so quello che faccio, ma no, è un esperimento. Quindi non aspetta troppo perché, per i motivi che dicevo prima, se aspetto troppo si asciuga dove non vuole si asciuga. Allora, questo è blu, ci metto un po' di giallo. E metto in contatto il giallo con il blu, un po' di verde chiaro e poi subito sotto andate con un verde abbastanza denso. Voi mi dite aspetta, ma io vi dico no, adesso non posso aspettare molto perché fa 2-3, se lo faccio nel momento giusto, quando il colore è un po' appiccicoso ma non è né asciutto né bagnato, mi aspetterei ancora un minuto, cercherò di grattare via il colore immaginando due alberi che fanno. Allora andiamo uno, ne faccio anche un altro più piccolo che intravedo lì, bene. Anzi, fin troppo verde, che poi non sappiamo neanche bene quello che è. Questo mi pare che su Facebook sta in verticale. Allora, qui c'è questo tipo di casa con i coppi. Sotto i coppi ci stanno i sostegni del tetto, delle gravature, e sotto ci stanno dei disegni fatti con i mattoncini medievali che io ho stilizzato molto. Fate una specie di losanghe immaginandovi una decorazione medievale di mattoncini. E delle crepe qua e là sul muretto, questo muro di questa casa. Ho lasciato un po' di bianchi perché qui sarà dove ci saranno le cose della Parma. La casa centrale la vorrei fare un pochetto più vivace. Con la punta del pennello posso sempre intentare un pochetto la carta che poi mi farà effetto. Grazie.